In scaletta anche il posticipo di Serie B al B alle 15, Reggiana Monza, per noi Daniele Fortuna. È una sfida tra due neopromosse con ambizioni decisamente diverse. Il Monza aspetta Balotelli per rinforzare il proprio attacco esangue fino a questo momento del campionato, appena 9 reti segnate. La firma breve dell'ex attaccante del Milan, ma il Monza rispetto alle attese non sta ottenendo granché sul campo e per questo ha bisogno di una vittoria. Appena 14 punti a fronte di un budget unico per la Serie B. Dall'altra parte la Reggiana invece lotta per la salvezza, a 8 punti in campionato, è stata travolta da tanti contagi, ma ha avuto lo stesso problema anche il Monza. Reggiana che una settimana fa è stata raggiunta proprio in extremis, sempre qui in casa, dalla Cremonese, squadre che sono già in campo. Allora andiamo a leggere le formazioni. La Reggiana giocherà con Cerofolini in porta, poi Aieti, Rozio e Martinelli, Kirwan, Varone, Rossi e Lunetta, Radrezza a sostegno delle due punte, Zamparo e Cargbo. Il Monza che non ha Boateng, infortunato, gioca con Lamanna in porta, poi Sampirisi, Belusci, Paletta e Carlos Augusto, Frattesi, Barberis e Colpani a centrocampo, Macin dietro alle due punte, il croato Maric e poi Mota Carvaglio. L'arbitro è Gariglio di Pinerolo. Le squadre che si sono già schierate in campo in un pomeriggio molto freddo, nuvoloso, ma fortunatamente non piove più. Studio. Vediamo se è cominciata invece la sfida di Serie B tra Reggiana e Monza. Fortuna. 0-0, la partita è cominciata da 2 minuti, il Monza è già stato pericoloso su azione da calcio d'angolo, è arrivato Mota Carvaio, conclusione ravvicinata potente, si è salvato distinto il portiere della Reggiana e dell'Under 21 Cerofolini, grande intervento. E Monza adesso che con un completo bianco, maglia bianca e banda verticale rossa sta manovrando da dietro, dall'altra parte invece maglia granata per la Reggiana. C'è Paletta che porta il pallone con calma in avanti, poi in orizzontale dal lato centrale Belusci con la fascia da capitano. Belusci, uno sguardo a quello che sta succedendo davanti, ma poi la Reggiana recupera il pallone, può partire subito in contropiede da Cargbo, poi a Zamparo, conclusione centrale, blocca senza difficoltà la manna. Reggio Emilia 0-0 quando siamo arrivati al 10° minuto, due errori consecutivi in zona tiro da parte di Macin fanno infuriare Cristian Brocchi sulla panchina della Monza, ma intanto c'è la Reggiana con Cargbo, due dribbling, mette una difensore a terra, poi la conclusione, il tuffo di Lamanna, il portiere del Monza a respingere, Cargbo è andato perfettamente alla conclusione da sinistra, ha tentato di accentrarsi, poi il tiro, è arrivata la respinta decisiva da parte di Lamanna, ma il Monza adesso ha una buona possibilità, calcio di punizione che sarà battuto da una 20 metri, pallone leggermente spostato sulla sinistra ma comunque posizione allettante centrale, Barberis e Colpani sul pallone, il calcio di punizione è stato procurato da un'incursione di Carlos Augusto, il terzino brasiliano, va Barberis, conclusione larga rispetto alla porta di Cerofolini. Barberis 2 minuti fa aveva impegnato di nuovo proprio il portiere della Reggiana, altro calcio di punizione questa volta dalla sinistra, conclusione diretta però verso la porta e altro salvataggio di Cerofolini, così come era successo proprio all'inizio della partita su Mota Carvaio, in quel caso tiro ravvicinato da parte del giocatore portoghese del Monza. Reggio Emilia, Serie B. È appena cominciato l'unico minuto di recupero, 0-0 tra Reggiana e Monza. Alla fine l'occasione migliore per passare in vantaggio ce l'ha avuto proprio la squadra di casa, quella allenata da Massimiliano Alvini. È successo 1 minuto fa, un buco impressionante del centrocampo del Monza ha liberato Cargbo, che è andato in area di rigore troppo a sinistra, rasoterra, diagonale al lato, ma davvero di poco. Il Monza adesso prova a correre, lo fa con Barberis nel cerchio centrale del campo, su di lui però arriva subito il pressing da parte di Zamparo. Barberis allora si libera del pallone, lo smista sulla sinistra dove c'è Carlos Augusto, forse l'ultima occasione per il Monza con Paletta che va
con il lancio lungo sbagliato per l'ennesima volta. Finisce qui il primo tempo con il pallone che è terminato sul fondo, 0-0 tra Reggiana e Monza. Studio. Nono minuto, 0-0, ripresa più divertente, più veloce rispetto al primo tempo e già diverse occasioni. Ancora una per la Reggiana, sempre con Cargbo, assistenza all'indietro per il numero 9 Zamparo, che al momento del tiro viene anticipato da posizione veramente favorevole. Poi dall'altra parte il Monza spreca con Bellusci su azione da calcio d'angolo, arriva tutto solo davanti alla porta, colpisce malissimo di testa, schiaccia il pallone che termina però sul fondo. Adesso un calcio d'angolo per la Reggiana, siamo arrivati al decimo minuto, Reggiana 0 Monza 0. Marlon che di attenzione piattone. Olimpico, è Reggio Emilia che segnala il vantaggio della Reggiana con Radrezza. Siamo arrivati al decimo minuto, Reggiana 1 Monza 0. Di nuovo Olimpico. Grazie Daniele. 0-0 tra Parma e Benevento, Reggio Emilia. E qui invece il punteggio è cambiato, adesso conduce la Reggiana per 1-0 sul Monza. E avevamo visto che si trattava di una partita diversa rispetto al primo tempo, ha abbandonato un atteggiamento esclusivamente difensivo la squadra di casa, anche il Monza stava correndo di più. È arrivato il gol della Reggiana, però gol dell'ex di Igor Radrezza con il Monza nel 2014-2015, conclusione dalla distanza da una ventina di metri con il pallone molto indirizzato, molto bene, angolato, conclusione potente, pallone che ha colpito prima il palo, poi è entrato in rete, inutile il tuffo di Laman. Adesso Monza che deve inseguire, riparte dal cerchio centrale del campo con Bellusci. 14esimo, Reggiana 1 Monza 0. Studio. Ma il Monza ha avuto subito la possibilità di pareggiare con Mota, che si è trovato il pallone in area di rigore da solo, tu per tu, di fatto con il portiere della Reggiana Cerofolini, ma è riuscito a mandare il pallone sul fondo. 24esimo, 1-0 per la Reggiana sul Monza. Appena ammonito il portiere della squadra di casa, Michele Cerofolini, protagonista nel primo tempo con due interventi, qui ammonito per perdita di tempo, perché dopo essere passata in vantaggio la Reggiana si sta limitando a difendere l'1-0 dagli attacchi del Monza, attacchi a dir la verità poco convinti, gran possesso palla ma poi poca incisività sotto porta. Reggiana adesso che porta il pallone nella metà campo del Monza, vince un contrasto a centro campo, li butti, ma poi perde il pallone, riparte il Monza da dietro con Paletta, ancora una volta tocca per troppe volte il pallone, poi ricorre al lancio lungo dalle parti di Frattesi, arriva l'anticipo perfetto da parte del numero 26 Kirwan. La Reggiana ha riconquistato il pallone, prova a partire in velocità ancora in area di rigore con Cargbo che segna il 2-0, il migliore della Reggiana. Difesa del Monza completamente sbilanciata, arriva il gol di Cargbo, vale il 2-0 per la Reggiana sul Monza quando siamo arrivati al 26esimo del secondo tempo. Studio. Reggio Emilia. 28esimo, 2-0 per la Reggiana, e subito reazione rabbiosa del Monza e altro grande intervento di Cerofolini, del portiere, il portiere anche dell'Under 21 cresciuto nella Fiorentina, intervento da portiere di hockey in uscita su Colpani, lanciato a rete, si è opposto con il corpo Cerofolini e altra occasione sfumata per il Monza. E ancora il Monza che attacca, conclusione, rete! Ma c'è la bandierina della seconda assistente alzata, dunque gol annullato per fuorigioco. Proprio Marina era andato in spaccata sul secondo palo, aveva messo in rete, tutto vanificato dalla segnalazione del secondo assistente dell'arbitro. Reggiana 2 Monza 0 è il 33esimo. Studio. I giocatori di Liverani che ripartono. Ti chiedo scusa Piccinelli, interviene ancora Reggio Emilia per segnalare il terzo gol della Reggiana con Mazzocchi. Reggiana 3 Monza 0. Di nuovo Parma 0-0 quando siamo all'86esimo in corso. Reggio Emilia. Si è chiusa di fatto invece la partita di Reggio Emilia con il terzo gol della Reggiana segnato da Mazzocchi al 43esimo, un tiro da fuori area con il pallone che è stato piazzato dal giocatore di scuola Atalanta, angolatissimo, è arrivato in ritardo la manna, crollo inspiegabile del Monza, altre aspettative, un punto nelle ultime due partite, l'arrivo di Balotelli a questo punto non risolverà certamente tutti i problemi della squadra di Cristian Brocchi. 0-0 tra Parma e Benevento. Andiamo a Reggio Emilia.
dove siamo già nel recupero, nel terzo dei 4 minuti di recupero. La Reggiana in vantaggio per 3-0 sul Monza. Reggiana però che chiuderà in 10 per l'espulsione rosso diretto di Cambiaghi, fallo violento a centrocampo su Barilla, entrata direttamente sul giocatore, decisione immediata da parte dell'arbitro, cartellino rosso. E 0-0 tra Roma e Sassuolo. Parma, attenzione Parma, soltanto per segnalare che è finita la partita a Reggio Emilia. La Reggiana ha battuto il Monza per 3-0. Di nuovo Piccinelli. Grazie Fortuna. Si è segnato invece in Serie B a Reggio Emilia, è andato sotto il Monza di Balotelli, Mario Balotelli, Daniele Fortuna. Sì, Balotelli in arrivo non risolverà però i problemi del Monza, soprattutto l'atteggiamento di una squadra costruita non per vincere ma per dominare il campionato di Serie B. Monza che invece dovrebbe imitare l'atteggiamento, lo spirito della Reggiana, altra neopromossa che invece ha come ambizione la salvezza. 3-0, tutto nella ripresa, è partita preparata perfettamente dall'allenatore della Reggiana Alvini, gol nel secondo tempo, quelli di Radrezza, Cargbo e poi Mazzocchi, ma bisogna citare anche il portiere della Reggiana, protagonista in almeno 3 interventi, il portiere della Reggiana Cerofolini. Reggiana batte Monza 3-0. Studio. Bene.